Una serata all'insegna della cultura. Palermo aderisce alla Notte Europea dei Musei, iniziativa in programma sabato 19 maggio, organizzata dal MIBACT e patrocinata dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa. L'iniziativa permette di ammirare musei e luoghi di interesse storico-culturale fino a mezzanotte. Dalle stanze al Genio, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, alla visita notturna della Torre Medievale di San Nicolò e ancora la Gamma, l'Ecomuseo del Mare, Palazzo Asmundo e Museo Gemellaro e fuori città il Museo Civico di Castelbuono. In scena La Merda, venerdì 18 maggio alle 21 presso il Teatro Coppola a Catania. Di Cristian Ceresoli con Silvia Gallerano, lo spettacolo ha vinto l'Oscar del Teatro Europeo e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo. Il 54esimo ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa si trasforma in un vero e proprio festival del teatro antico di respiro internazionale, che propone al pubblico i testi classici attraverso uno sguardo assolutamente contemporaneo. Fino al 23 giugno va in scena Eracle, tragedia di Euripide, diretta da Emma Dante. Debutta al Teatro Massimo di Palermo venerdì alle 20:30 e resta in scena fino a sabato 26, Le nozze di Figaro, ossia La folle giornata. Opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart ed è la prima delle tre opere italiane scritte dal compositore salisburghese sul libretto di Lorenzo da Ponte. Venerdì e domenica concerto sinfonico al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con il violinista Stefan Milenkovic e l'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta da Giuseppe Ratti. Saranno eseguite musiche di Tchaikovsky. La mostra Robert Capa Retrospective giunge al Reale Albergo dei Poveri di Palermo fino al 9 settembre. Retrospettiva dedicata alla figura di spicco del fotogiornalismo del XX secolo in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della nascita di Magnum Photos. News è l'antologica di Spencer Tunick ed è allestita fino al 2 giugno allo ZAC, il padiglione dedicato all'arte contemporanea dei cantieri culturali alla Zisa. Il fotografo americano racconta il paesaggio composto da nudi, livellando la bellezza dei corpi senza veli. Tra vedute cittadine, monumenti scomparsi e colate laviche, ecco che all'archivio di Stato di via Vittorio Emanuele a Catania si compie un viaggio a ritroso con le due mostre. Catania com'era, dalle antichità alle difese della città, e i monasteri di clausura e gli edifici conventuali di Catania tra 700 e 800. Documenti e immagini che consentono al pubblico di osservare le trasformazioni urbane e suburbane del capoluogo etneo. Nell'anno delle celebrazioni pirandelliane per i 150 anni dalla nascita, il Teatro Biondo di Palermo, insieme ai teatri comunali di Enna e Caltanissetta, produce un nuovo allestimento di Liolà di Luigi Pirandello fino al 20 maggio. Il progetto è di Monio Vadia e Mario Incudine. In scena vanno insieme a Paride Benassai, Rory Quattrocchi e Stefania Blandeburgo. Dall'amore al corpo, dalle nuove tecnologie alla quotidianità, il Teatro Libero di Palermo si tinge di contemporaneità con presente e futuro. Festival internazionale di arti performative in programma fino a sabato. In scena venerdì, sabato e domenica al Teatro Jolly, Varietà senza età, un omaggio all'intramontabile genere che ha fatto la fortuna di molti comici del dopoguerra. La coppia di showman e soubrette Vito Brusca e Yaya Corcione è abbastanza collaudata. Ospite d'onore è Roberto Lipari. Torna a Monreale nel segno di Guglielmo, l'ottava edizione della manifestazione, che si apre con le due giornate del villaggio medievale, un vero e proprio mercato allestito all'interno del portico del Collegio di Maria, con l'esposizione e la vendita dei manufatti degli artigiani locali, in programma da venerdì a domenica. Degustazioni, show cooking, masterclass e grandi ospiti. A Vittoria torna Made in Food, il grande salone del gusto siciliano giunto alla seconda edizione e ospitato negli spazi del polo fieristico dal 19 al 21 maggio. Protagonista delle tre giornate sono le principali aziende rappresentanti dell'enogastronomia e dell'agroalimentare siciliano, oltre agli chef della Federazione Italiana Cuochi all'opera nella realizzazione di piatti a base di prodotti tipici dell'isola.